Bentornati a Liegi. Calleri sceglie un numero ben augurante per la sua salutare il nuova nuovo avventura. anno? Sì. Per salutare il nuovo anno che è È arrivato? 2017, No, nuovo è anno. 2020, ma inizia con l'anno col 17. Che lo saluta così con tanta fortuna, come dicono quelli che non Adesso non sanno ce lo cosa fanno più dire. vedere, ci fanno vedere Stephen Vabbè, te lo faccio vedere io se vuoi che è un vedere. acquisto di cui sono già convinto. Eccolo. Eccolo là, lo scalognato Calleri. È Però è alto Jonathan Cageman. alto Junior come Calleri. Cageman. Però bisogna vedere cosa ha sotto quel cappello. Una pistola, secondo Può me. essere. Ok, quindi a che punto siamo? Facciamo un po' il punto della Yes. situazione. Abbiamo perso la coppa. C'è Vabbè. questa partita che è già il campionato. Cazzo. Quindi ci sono solo 10 giorni di mercato con zero soldi. Per Quindi assestarci. noi vorremmo farvi vedere altre cose, ma dubito che vedremo molto. Beh, acquisti che abbiamo fatto. Stephen in porta. Prova ad entrare nella Sì, rosa, entriamo magari, subito così nella diamo rosa. un'occhiatina. Stephen in porta, che abbiamo già provato, non è niente male. La difesa, nessuno di titolare, ma abbiamo rifatto la coppia di centrali Sì, difensivi, prelevando a piene una domanda mani il sulla difesa. Voi ragazzo. Vodo titolare? O voi che proviamo a mettere Terravest, che era quello che è andato meglio, forse? Io lascerei magari Vojvoda titolare, e dopo partita per partita decidiamo. Il centrocampo è più o meno lo stesso, non abbiamo inserito nessun rinforzo a centrocampo, a parte Agbo che ci è tornato dal prestito. Abbiamo confermato l'imbomb sulla sinistra, che era una cosa che dovevamo fare. Otto Sapevamo che quei soldi milioni. là li 8 avremmo spesi. milioni se ne sono andati per riprendere un giocatore che avevamo già, purtroppo, ma è così. John, che lui è confermatissimo. L'unico bocciato praticamente del pacchetto offensivo è Guarda Avenatone. la faccina che vomita di Avenatti, è tutta verde, sta ancora peggio Eh dell'altro. sì, si No, comunque Calleri davanti è è la... vomitato in faccia forse. Schifo. Sbaglia la mira anche in quell'occasione, povero Complimenti Avenatone. Avenatti. No, Calleri è l'unico vero rivoluzionario dell'attacco di questo standard Liegi. Cosa ci mancherebbe? Tanta roba ci mancherebbe. Ma se volessimo forse cambiare Carsella Gonzales... Quindi ragazzi, andremo scorrevoli su questo mercato. Ci fermeremo solo in caso ci sia qualcosa di Delle rilevante. offerte incredibili. Eccoci qua. Oh. Venduto Valiquiscia. Non ci eravamo fermati perché era talmente Io non so irrilevante chi sia che comunque. appunto abbiamo venduto comunque. Abbiamo un'offerta per Cardinhos. Carlinhos, se andasse via ci metterebbe in difficoltà? No, perché abbiamo Non diversi siamo messi tanto COC. bene nei trequartisti perché è andato via Valiquiscia, che Ah, un comunque era uno in ciccione. più. Quanto ciccione è? Ma dove vogliamo andare con un giocatore Che così? brutta offerta, 4 milioni però su 3 e 7 di valore, non è niente di che. Vabbè, trattiamo, vediamo cosa succede. L'Asburgo non penso abbia molti soldi. Com'è l'offerta che dobbiamo fare secondo te? Secondo me sui 6 milioni e mezzo. Io farei anche 7. Proviamo. Vediamo se ci ridono proprio in faccia. No, hanno alzato un po'. Abbiamo bisogno di soldi, dobbiamo rimanere alti un altro po'. Vediamo cosa succede. Alzato di pochissimo. 6 e mezzo? 6,5 ti mandano, Dici? però se abbiamo bisogno di soldi ci proviamo. Vabbè, aspettiamo, magari arriva una squadra più ricca dell'Asburgo per provare a portarci via Carlinhos mentre dorme. Più ricca ma senza scrupoli. Arriva anche l'offerta per Denis Dragusin Chi è? e anche per Carsella Gonzales. Cavolo, ci Allora, mettono in vediamo. difficoltà uno alla volta. Tolosa FC. Dragusin 3,8 l'offerta, 3,5 il suo valore. Ha la faccia già di quello che sa che sta per andarsene. Quindi anche qua andrei sui 7. Sì, dobbiamo prendere un'ala di riserva se vendiamo Eh questo. sì, perché con questo non ci facciamo un cazzo davanti là. Cioè, 21 Mamma mia, sono pipe, lo sanno anche loro, mica anni. sono Io pensavo scemi. non lo sapessero. Carsella vale 6,5, ci offrono 7,6. Beh, qua ci si può pensare. Arrivano, piazzano 7 milioni e 6 sul piatto e cosa si aspettano in cambio? 15 13 Un po' troppo, 15 secondo me. 12,5. va bene. Non una squadra particolarmente ricca se ribadisce. Solo i poveracci vengono a trattare con noi. Beh, Ah sì. Proviamo 11,5. sono saliti un po'. Sì, un po', ma non è che ci facciamo molto con così poco. Boh, proverei con 11, cioè. Sì, va bene. È Svendali vero che ha no. 31 anni. Ho paura di lanciare. 10 e 8? O 7. 10 e 7, 10 e 6 e 50, 10 e 6 e 80.
accettato. Ci può stare, dai. Sì, più di così non Sono avremmo 5 potuto fare, milioni, quasi 5 secondo milioni in più me. Sì. rispetto al suo valore. Vediamo cosa succede. È vero che dobbiamo prendere un titolare, però al suo posto. O mettiamo un titolare Overshare in Vershaeren. titolare. Non mi ha convinto proprio del Ma tutto. perché poi ha giocato anche in un ruolo che non era il suo nelle prime Sì, è partite. vero. Da trequartista ha sempre fatto abbastanza bene. Vediamo. Boh, c'è la prima partita, ragazzi. Bando Non possiamo saltarla. alle ciance. Arriva un'altra offerta, però. Ne arrivano due. Beh, lei Sì, fissa la vabbè. rifiuto subito. Sì. 16 è troppo poco. Ne è arrivata una per Carlinhos. Era l'Inter. Proviamo a sparargli una cifra alta. Un No, dici? Tu trentello, magari ce lo danno. dovresti 20. sbloccare il mercato, ma io non sono sicuro di volerlo fare con l'iFIS. Ok, accetto la tua decisione. Grazie perché. Andrò io a trattare a Milano in segreto. Gran segreto. 3,9 l'offerta per Carlinhos. Com'era quella di prima? Sì? Era più alta? Mi Parte pare di sì. da una base di valore di 3,7. Allora, 7 ci avevano riso in faccia prima. 6,8? Sì. 6,9, dai. Vediamo se magari questi hanno un po' più soldi di quelli di prima. No, No, evidentemente. evidentemente Ma no. chi è l'Aston Villa? Sì. Non Come fa a non avere più soldi l'Aston Villa? La squadra inglese. ce li vuole dare, non è che non ce li ha. Oh, Non ce li vuole dare per Carlinhos? basta, Ciccio Bombo. Cosa facciamo? Diventa un po' aggressivo. 5,9? Sì. Vabbè, Proviamo a scendere sotto i 6, vediamo se si sblocca. tornatene a Vaffanculo, casa. te e tutta la tua squadra. Diventiamo un po' aggressivi, ragazzi, quando ci vogliono rapinare i nostri giocatori peggiori. Anche perché Gravenberch dice che sta attraversando un buon periodo di forma e vorrebbe A giocare. me non mi sembra che tu stia attraversando un buon periodo di forma. Ma io lo metterei Gravenberch. Titolare? Sì, dai, vuole giocare, Va facciamolo bene, dai. Sai giocare. che è un po' un mio pupillo? Sì, almeno diciamo che lo proviamo in una partita seria. Al posto di Cimirotto, forse che non Oh, mi ha convinto sì, non ha tanto. giocato molto bene ultimamente. Ha la faccina che vomita verde, Gravenberch. E poi, altri cambi, Vojvoda? Vogliamo mettere un Teravest. Teravest, sì. Mettiamo Teravest. Sì. Carsella Io lo teniamo titolare finché non. non so se mettere Carlinhos quasi quasi. Sì. Per vedere un po' com'è, decidere se, visto che le offerte che arrivano sono particolarmente basse, magari valutiamo di tenerlo. O magari si alzano anche, chi è che lo sa? Che La marea gialla, l'impianto di depurazione delle acque di Ligi. non funzionante, perché se la marea gialla. Stephen si guarda intorno perplesso, ma non può portarsi la mano al naso appena a subire dei gol, quindi doveva durare tutto questo ben di Dio, questa partita fra Schifo. Wasl Beveren e Standard Liegi. Siamo partiti. Forse West Beveren, la marea gialla era la birra. Speriamo di no, per gli abitanti di Wasl e anche per quelli di Beveren. Stacco potente di Dyfus. Ma là, se non ha Abbiamo provato a dargli fretta. fiducia con un secco rifiuto alle avance Ah dell'Inter. sì. Ci dava ben 2 millesimi di euro per lui. Però noi gli abbiamo dato fiducia con questo secco rifiutto. Calleri, bello stop, poi la strozza un po' troppo, ma la palla è ancora giocabile. Ora non più. Si Invece sì. fa vedere, Bastien. Bella giocata di Gravenberch. Bella giocata ancora. Tenta la bomba! La palla esce. Una buona partenza dello Standard Liegi. Aggressivi il Tornato fra giusto. le mura della Pro League belga. Le Le solide squadre mura. sono più abbordabili. Dai, fiss! La palla Non ci passa. credo. Gol di testa in Il calcio d'angolo. primo è il Lo golfista. swinger. Posso suggerire un legno 13? Dice Bastien. Guarda Lui. che stavano riuscendo a toglierla, eh. Ah, sì, Ma la beh. goal line technology è Piega spietata. le mani al portiere del Wasl Beveren. Ottimo l'iFIS. 1-0 Standard Liegi contro il Was. Spazza via le voci che lo volevano all'Inter. Ultima fase difensiva. Attenzione, Malassia. Cazzo. brutta palla. Lo Ma stacco che sul palo. sfiga. Vabbè, Questa sfortuna. Non riusciamo a evitare certi gol, eh? Quello è il difetto più grande che abbiamo. non so, non saprei come fare. Guarda, alla fine una giocata, la mettono in mezzo, staccano sul palo, poi la Il riprendono. numero 4 chi è? Non lo so, ma ha messo chiaramente fuori gioco Steffen, perché cioè, giochi in pallo sul pallo, non può fare niente portiere. Sta finendo il primo tempo in quel di Wasl Beveren. 1-1. Abbiamo trovato il vantaggio e poi un gol loro, molto stupido, per il pareggio. Molto stupido come FIFA sa Sa regalarci. spesso fare. Perché sta così stretto Bastien? Perché è un centrocampista, cazzo, l'altro rimbomba è avanti anni luce. Sì, sta finendo il primo tempo, anzi è finito. Non mi piace come sono messi in campo.
C'è un maldisposizione, dici? Secondo me sì. L'ha preparata male Cageman. È anche un sua. Po' di indisposizione, secondo me. Calleri come lo stai valutando? L'ha toccato pochi palloni. L'ha toccati due e li ha tenuti, a differenza di Avenatti. Sì, quindi dici? Sono contento, sì, non mi è dispiaciuto finora. Sale Gravenberg. Teravest. Molto bene qua. Stavolta sei da solo, se sbagli porca ti inculo, zio cane. Veramente. Incredibile. Jonathano è stato bravo perché è salito, l'ho proprio visto, attaccava dietro quando non c'era nessuno e Teravest gli ha messo sui ce piedi. Ce li ha i movimenti questo qui, secondo me. Non lo so, bagna l'esordio, direi, che è una cosa che mi piace sempre dire. Guarda che bella palla però, Lo gliel'ha messa bene. Con un bel boccale di Wazl Beveren. 2-1 Calleri di nuovo a portare avanti lo standard Liegi, il primo di una lunga serie, speriamo. Sì, brindiamo col Wazl Beveren di un primo di una lunga serie. Ricordiamoci sì che stiamo giocando contro una squadra abbastanza abbordabile. Ma ricordiamoci che siamo in grado di perdere con chiunque. Sì, decisamente. Eccolo. Ricordiamocelo. Appena detto, passaggio in verticale sul mio errore. Rivediamolo. Ecco il passaggio in verticale. Tac. Taglia dietro Boccadì che rimane fermo. Vorrei un bocca di Wazl Beveren, grazie. Vorrei vedere con una squadra più forte se i difensori fanno comunque questi errori. Penso proprio di sì, perché penso che FIFA abbia un po' questa di caratteristica. Paura. Madonna, che lento che è stato. E la palla rimane lì. Bestia, perché quello è libero? Ottantaquattresimo, c'è il tiro alla distanza, palla che finisce a sfiorare il palo. Gravenberg, sì, grande. Butto dentro Carcella Gonzalez al posto di Carlinhos, vediamo se riesce a mettere un po' più di velocità. Bella la palla per Limbomb. Limbomb rientra, la tocca, niente da fare. Bisogna mettersi ancora più indietro, tu devi metterti ancora più indietro là. Praticamente va in porta tua. Sì, non può scherzo. Fanculo. È solo la fine ormai della partita. Giocate incredibili. 2 minuti di recupero. Fuori gioco. Fortuna. È ancora in movimento quando fischia. Esce anche Gravenberg in questo ultimo minuto. Non una bella partita la sua. Voleva giocare, diceva di essere in forma, non lo era. Mentiroso. Prova Cimirot subito. Vabbè. Ma non riesce purtroppo. La partita finisce un po' tristemente sul 2-2. Che fatica ancora una volta. Questo standard ha ancora strada da fare. Arriva la vendita di Carcella Gonzalez per 8 milioni. Cazzo, quindi dobbiamo darci da fare per beccare un trequartista. Gli dico, resta coi piedi per terra, grave, perché ha giocato in merda. Sì, non vedo neanche perché dovrebbe staccarsi. Quindi, come promesso, per sostituire Carcella Gonzalez, chi prendiamo? Ma abbiamo dei nomi ridicoli. Abbiamo Agi, Zaraccio, che però costa un occhio della testa e si è appena trasferito, non ha intenzione di andarsene. Abbiamo Romario Barò. Ma Barò era uno di quei prodotti della Gialappa che vendevano. Sì. Barò! Abbiamo anche Kocku, però. Che è fratello di Kučka. Cazzo, 19 e 74, vale 9 milioni. Cioè, abbiamo 9 milioni, forse sì. Sì, forse sì. Aritz. Abbiamo Harit. 79, questo costa tanto. Questo mi piace un sacco, anche la faccia, ma non possiamo permettercelo. Ah, una causa recessoria importante. Vai, proviamo a indebolire una diretta rivale. È una diretta rivale? Beh, sì. Va bene, proviamo. È Genk, comunque, pur sempre. Potremmo provare a dargli in scambio magari un attaccante di quelli che abbiamo in più. Tipo Emon. Un Dragush. Un Emon. Emon ce l'avevo ancora? Credo di sì. Non eravamo riusciti a venderlo. Vediamo se vogliono... Emon o Dragush? Valgono uguale. Emon. Che è più vecchio. Sì. Non sono interessati, però voglio un terzino, un difensore centrale o un centrocampista. Terzino. Bella nuova. Ho sbagliato a schiacciare. Terzino, difensore centrale, centrocampista. Carlinhos. Proviamo Carlinhos. Gli andrebbe anche bene. Sì, vabbè, ma te fa che senso ha sta cosa? Cioè, costa di più di quando... Cioè, 6 milioni più Carlinhos. Quanto? 10 milioni. 8 milioni più Carlinhos. 8 milioni e mezzo. 8 milioni e mezzo più Carlinhos. Sì. Cioè, allora, ti tengo anche... Ti lascio 822 e ti vai a comprare un gelato. Hanno respinto con ancora di più di prima. Vabbè, ma fanculo, ci vanno da soli, dobbiamo andare noi?
Proviamo 9,5, ma. Ma perché non devono funzionare nemmeno gli scambi in questo gioco di merda? Perché loro lo scambio lo vedono come una cosa negativa e ti vogliono più soldi di quelli che vorrebbe. Oh, ci chiede 100 milioni in più ogni volta che gli facciamo l'offerta? Boh, Questo è un altro bug dei tanti. proviamo 11. 11 più Carlinhos. Sì. Che non so se ci guadagniamo, però. Ma Ma va, rifletti su sto cazzo. bravo. Ah, grazie. Mi compro Coccu, io ti mando a fare il Boh, vabbè, culo. facciamo, vediamo cosa riflette. Sì. Aperta per trasferimenti, Carlino c'ha 4,5. Vedi che farlo giocare ha fatto lievitare il valore Ma pareva delle fossero sempre offerte. quelle. No, prima avevamo offerto 3,9. Il rilancio è valido. 5,8. Sì. Che vuol dire che ci possiamo avvicinare a quelli che sono i valori effettivi. Proviamoci. Speriamo che questi poi, essendo brasiliani, non ci buggerino con dei giri strani. Arriva a 5,8. Proviamo 6,5. Quanto 6,4. avevi detto prima? 7 qualcosa. 6? Dici che a 6 arrivano? Sì. Accettata. A questo punto cosa facciamo? Aspettiamo un attimo. Vediamo se vendiamo anche questo. E poi con la somma dei due proviamo a fare un'offerta. No. Va bene, sempre per Yanis. Per l'altro, quello Sì, che ci se piaceva. riusciamo, Anche sì. Mo. E anche questa è un'offerta alta, 4,8 mi sembra. E Sì, 3,5 vale. lo vuole al Copenaghen, cazzo. Rinegoziamo con 6,8. Sì. Hanno Beh, già che non ci mandino è un bene. aumentato di 50.000 euro e aggiunto una clausola No, di abbiamo fatto rivendita. 4,8 prima. Sì. Wow. E io tolgo di 50 euro. 50 euro proprio. 5, Se 3. arriviamo sui 6 qua è tanto, Sì, secondo me. secondo me sì. Proviamo 6 e 2. Oh, Accettato. pazzo Copenaghen. Sorpresa. Arriva offerta anche per Avenatone, che no, No, era in vendita? Forse sì. Proviamo forse sì. Si hanno 15 milioni. con 15, vediamo che ci dicono. Però. Una bella cifra, ci fanno vacillare questi. Rivoluzione standard, vendiamo tutti. 14,4. Dobbiamo accettare. 14, 13,9. Facciamo il 13,9. solito. Bravo, mi piace quando sei parsimonioso. 13,990. Sarebbe una buona vendita di Potremmo Avenatone. investirli bene questi, eh. Con la macchina subito. Tum! Sì. Ancora prima che dica un di sì. Sì, Giochiamoci intanto il court. ragazzi, questo gameplay sappiamo sarà lungo, ma faticate con noi perché c'è bisogno. Via con i Bresciare, titolari. parte titolare. Sì. Voivoda? Sì. Via così. Oh, Giornata ideale per spietati sostenere la stavolta. Non vicinanza. dobbiamo Oh, io sono perdere altri punti. spietato, guarda, non passo Un saluto alla sopra velocità che è stata nessuno, una che non vuol dire vacanza per nulla, riuscire però. ancora una volta a Non dobbiamo esprimere perdere la altri sua punti. compagnia. Perché E poi poi, sappiamo che quando si insomma, dimezzano ci abbiamo in non culo. dovrebbero mancare le È occasioni vero. oggi a giudicare. Gianni? Una palla non male di Vojvoda Kaleri, stoppa Giocato molto avanti, bene. però poi capisce che non ha Affidato ad senso Ali, assegnato continuare in offensivo attacco di così. E continuare a giocare con questa Avenatone. squadra. Più di E qualche si tiro da licenzia. capolo, difesa avversaria. Lo salta Ola John. Gran No, palla Kaleri la Kaleri! cicca mostruosamente. Ah, butta via, ma la si ha. Che esordio Steffen, due gol comunque. Peccato però. Ojan. Sì, non è un E il forse. mezzo, se Poteva fare qualcosina di più, vuoi. Occhio, forse. cerca l'area Sì, di forse rigore. sì. Non troppo, però. Kaleri. Cross Sbaglia inviato, il questo. pallone viene contropiede. Sbaglia questo. Stava per. Versailles. Grande Verscia, io credo in te, ci Credo che il rompe. Cortrijk sia una delle squadre più scarse della Pro League belga, Questo non ci comunque. impedirà di far fatica. Assolutamente. Infatti, hai visto come si è già mangiato un gol Colpo di Kaleri testa davanti alla decisivo, porta? Però questa espedito volta ha un dall'alto. ottimo uomo In assist. realtà, secondo me, non si è mangiato un gol. Nel senso, Sinistro. non si è agganciato al pallone. Sì, Hanno aperto strambo, era un l'Avenatone con passaggio con questo la X gol. normale, non è che fosse Ah, un quello è colpa. cross o Non è un tiro. colpa dell'attaccante. Cioè, FIFA ogni tanto si ingambera con quelle Comunque, robe. 1-0. Sì. Dobbiamo essere spietati. Palla Limbom. all'Ariense. Accelera come al solito Limbomb. Mamma mia, Ma ancora sì, Kaleri, ancora poco sulla pronto, destra, poco però reattivo. Poi si bellissima lamenta quando gliela l'intervento. mette sui piedi. Fanculo Ecco il suo Kaleri. passaggio. Inizia già Incidere con l'amore. questo. È in buona posizione.
Bella palla per Calleri. Calleri incrocia. Si muove bene, incrocia bene. 2-0 standard 10. Questo ce li ha. L'attacco dello spazio lo vedo nel suo DNA. Sai cosa? Controllo di palla che Avenatti non aveva. Questo forse quando sì. Schiacci per passare la passa. Non è come Avenatti che schiacci per passare e poi passano le aree geologiche. È vero, effettivamente è vero. È che purtroppo giocatori come Avenatti con questo FIFA dove colpire di testa era impossibile non servono più. Beh sì, se non mettono un po' a posto la cosa di colpi di testa. Cioè, facci sapere. CCCG, Bravo. Alien Bomb. Lo vedo, va sul sinistro. Madonna, che graccio. va sul sinistro. Ci prova Alien Bomb a rientrare in area. Viene montato ripetutamente. Cimirot! No! Lascia andare la gamba. Cazzo, qua siamo... Attenzione ora in copertura. Sì. 45esimo. Poi vota. 45 Vojvoda in campo. 45esimo Vojvoda in campo. No, della Vojvoda dinastia dei Vojvoda. È sbilanciato in attacco. Ma no. Sta per finire il tempo. E finisce. E ora passano indietro. Bravi. Ottimo 2-0 per concludere questo primo tempo. Sì, un po' di morale a questa squadra bruzzese. Ci vuole. Ah, che peccato. Attenzione, può scavalcare il portiere Vojvoda. Che cazzo ha fatto? Un momento di follia. Ha di messo Vojvoda. Tutte le sue energie nel colpo di testa iniziale. Ma falcialo, cazzo. Staccate, prego. No, non serve. Non dobbiamo cincischiare troppo. Perché è un attimo a farli riaprire a questi. Anche se sono scarsi come la merda. No? Stefan, che cazzo no, fai? Ti prego, non anche tu. Perché siete tutti uguali in questo gioco di merda? Bellissimo gioco, FIFA. De che? Brutta questa. È classico regolamento a campo. È brutta sì. È brutta sì. Stefan è l'uscita. Stefan però... l'uscita è fortissima, sì. Le uscite da calcetto. È vero, coi piedi. Versare, sa di essere lento, quindi aspetta Calleri. Che è lento a sua volta, ma salta l'uomo. Versare si ripropone con la poca vita che gli rimane. Calleri è egoista, anche un po' figlio di puttana. È un vero bomber Calleri. È un vero stronzo anche. L'hai fissa in chiusura, meraviglioso. Fantastico. Il cipriota preferito dai ciprioti. Sì. E anche dai belgiani. Dagli italiani. Se la allunga l'imbomb. Sa cosa vuole fare l'imbomb? Sbagliata. Fortissimo in tribuna. Non si spera. Rivediamo. Prende il giro sbagliato. Cazzo. Entra Bellanova. Grande ministro. Rougeau. Ancora per Giorgio Gabaure. Sa le mani. Che squadra di merda. Abbastanza si sì, riesce a segnarci comunque. Stefan, no, perché l'uno contro uno è invincibile. Sì. Dobbiamo giocare con la difesa altissima. Non è l'unica speranza che abbiamo di vincere. L'imbomb non perde palla mai. E poi però non gli viene servita. È buttata via. Ma finisce la partita 2-0. Facile facile. Passeggia lo standard sul campo dello standard. Se ne va anche Mond. L'esitazione vecchietta della sua soldi, morte. Soldi, soldi, soldi. Neanche soldi, tanti 4-6, cazzo. Pochi soldi. Però siamo contenti lo stesso. No? Haritz è il nome giusto per il nostro COC. Ora che abbiamo un sacco di soldi, abbiamo venduto un sacco di pippe. Ci proviamo. Possiamo prendere una chiavica mostruosa. Alla faccia, è fortissimo. Sì, io voglio iniziare la trattativa col club. Siamo a casa Schalke per provare con i 21 milioni di cui disponiamo a portare a casa Harit e poi imbottirci di prestiti perché non avremo più uno spicciolo. È vero, ho provato a offrire 16 per partire. Porca puttanaccia, rispondono con una risposta che non era quello che ci aspettavamo. 17 e mezzo. Sì, 17,337, 162. È proprio la cifra che avevamo pensato. Ma siete coglioni troia. Allora siete a mettere la mamma puttana perché un pochino sì. Proviamo ad andare con i 18. Sì, 337. No. Ci devono pensare. Va bene ragazzi, avevamo detto che volevamo concludere così, ma vi lasciamo così, col fiato sospeso. Mentre sti minghioni ci pensano, li salutiamo, vi auguriamo un buon 2020 che sarà però già scattato a questo. Sì, avrete già festeggiato, sarete già ubriachi persi. Almeno quanto lo siamo noi. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao.